Bentrovati amici, appuntamento con l'informazione di Teleblea sul canale 110. Ci sono delle interviste oggi interessanti, abbiamo un'intervista con Giovanni Brancati della CNA sulla Camera di Commercio e poi abbiamo un'intervista al sindaco di Ragusa che risponde alla questione di Fratelli d'Italia, ma questo dopo nel nostro telegiornale. Apriamo con due notizie che riguardano il Covid, non con i numeri, ci penserà il nostro Stefano nella pagina di cronaca. Allora, avete visto cosa è accaduto in Francia? In Francia, quando il presidente Macron ha detto da domani, da tutti quelli che non sono vaccinati non possono neanche entrare nei ristoranti, eccetera, eccetera, ci sono stati 2,5 milioni di prenotazioni in un giorno. Cioè, bisogna davvero fare il pugno duro. C'è tanta gente che in modo, devo dire, ottuso, insiste nel dire che non esiste la malattia, che è una presa per in giro, e allora a questa gente bisogna purtroppo arrivarci con un po' di forza, non chiaramente una forza fisica, ma con una forza psicologica soprattutto. Intanto da noi abbiamo una zona rossa, c'è il rischio di andare a finire in zona, tutti in zona gialla, e allora ci stiamo organizzando anche per fare i tamponi. Per esempio a Malta hanno detto che non fanno entrare nessuno senza passaporto, e quello green naturalmente. E anche noi da questa parte diciamo nessuno entra in Italia se non fa il tampone e non ha il passaporto. Tutte queste cose servono, ma come si dice, lo stiamo facendo dopo che sono scappati, come perso di scecche e cecconi capestri. Praticamente nel giro di 2 settimane abbiamo fatto un casino, ora corriamo ai ripari. Ci avessimo pensato prima, probabilmente non saremmo a questo punto. Allora io dico che la campagna vaccinazione deve continuare, bisogna dare servizi e quindi aiutare i cittadini, andare a mare se ce n'è bisogno, non farli aspettare al sole, ma dobbiamo convincere tutti a vaccinarsi. Parliamo di infrastrutture. Il Presidente della Regione è stato a Roma per parlare di infrastrutture, hanno fatto un meeting con, per capire cosa si può fare. Allora, hanno parlato di ponte sullo stretto, dice sul collegamento il ministro ha illustrato la relazione, ora vediamo, ci ha assicurato che chiederà alla rappresentanza parlamentare siciliana di sollecitare l'esame della relazione nelle commissioni. Secondo me lo sapete. Ci andiamo a migliorare però la viabilità secondaria. Dice non la possiamo dare alle province perché le province non hanno soldi, questo è un altro grande problema di questo paese, camere di commercio, province non esistono più e ci hanno rovinato, e quindi dovremmo affidarlo ad un organismo nuovo. Ti immagini un organismo per fare la manutenzione delle strade. Ma c'è un punto che ci interessa, lo dicono qua nel comunicato. Per la Ragusa-Catania, autostrada Ragusa-Catania, il commissario appena nominato dal governo, nella persona del Presidente della Regione, si avvarrà, ma questo l'abbiamo già detto, di un subcommissario tecnico e si passerà subito alla fase operativa definendo un cronoprogramma delle fasi di lavoro preliminare e dell'esecutivo. Quindi Musumeci è nominato commissario, ma lui ha un subcommissario, mi pare anche giusto, insomma, che si va a guardare i cantieri, mi pare una cosa impossibile, quindi avrà un subcommissario che dovrà iniziare le fasi. Allora, qualcuno mi ha detto, comunque 5-6 anni passano, se volessimo si farebbe molto meno, una volta che ci sono i soldi, ci sono le leggi per farlo, se volessimo si farebbe molto meno, ma noi, come si dice, piano, acqua calda e stiamo a vivere, così diciamo. Allora, questo è l'incontro della preparata infrastruttura. C'è un'altra cosa però che ha sollevato lo scandalo e credo che di essere d'accordo con questo scandalo. Ieri l'Assemblea ha varato una sanatoria che era una norma, ma in verità è una sanatoria in piena regola, per giunta di quelle peggiori. Infatti si va a sanare anche quelle cose di 20 anni fa, quindi
si va a sanare tutte quelle villette costruite sull'acqua, quegli scempi del nostro territorio. E naturalmente, siccome il presidente Musumeci di queste cose vive, dici, ma che prende percentuale? No, ma oggi dal punto di vista politico, in una campagna elettorale che sta nascendo, che sta venendo fuori, ve lo immaginate quante simpatie prende da tutti quelli che avrebbero a ragione dovuto vedere la loro casa abbattuta, perché non a 100 metri dal mare, a 5 metri dal mare. Noi abbiamo delle case a Scicli, a Punta Secca, che sono costruite sulla spiaggia. Sulla spiaggia, e bisognerebbe abbatterle con le ruspe, così. Dice, perché sei invidioso? Certo, sono invidioso, perché mi piacerebbe anche a me avere una casa sulla spiaggia, aprire il cancelletto e entrare a mare, ma non si può fare, non si può fare. Quindi a questo punto è una vergogna che il Presidente della Regione, ricordatevelo quando si vota, ricordatevelo quando si vota, perché chi parla di Sicilia che diventerà bellissima, non ci diventa bellissima così, perché abbiamo sanato decine di migliaia di case, io non so dove è questa, ma guardate dove è messa, abbiamo sanato decine di migliaia di case con questa, proprio per fare piacere a quelli che poi magari votano il Presidente della Regione. Quindi c'è un'alzata di scudi, dice lo stesso Miccichè, che ha detto che la norma è ad alto rischio di impugnativa, e infatti le opposizioni chiederanno che venga impugnata, e lì, se gli potessi dare una mano, gli darei una mano anche io. Allora, questa è l'apertura del nostro telegiornale. Ora vi faccio vedere un telegiornale dedicato alle news nazionali, 3 minuti, vediamo. Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli dopo 10 giorni di ricovero. Il pontefice, domenica 4 luglio, era stato sottoposto a un intervento chirurgico al colon a causa di una diverticolite. Il decorso operatorio è sempre stato regolare e domenica scorsa il Papa ha potuto tenere senza problemi l'Angelus dal balcone dell'ospedale. Bergoglio ha utilizzato la sua consueta auto per tornare in Vaticano, dove proseguirà nel periodo di convalescenza, in cui dovrà fare particolare attenzione all'alimentazione. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, comunica un'importante notizia relativa all'andamento della campagna vaccinale nell'UE. Per farlo utilizza la piattaforma social Twitter, dove scrive: «Più della metà di tutti gli adulti dell'UE sono stati completamente vaccinati e sono state consegnate dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nell'Unione europea». La Presidente poi aggiunge: per proteggersi dalle varianti ed evitare una nuova ondata di infezioni è importante vaccinarsi. Anche i numeri italiani delle vaccinazioni riflettono sostanzialmente quelli europei. Il 45% della popolazione che ha più di 12 anni ha completato il ciclo vaccinale, per un totale che supera i 24.311.000. La Francia registra un vero e proprio boom di richieste di prenotazione per ricevere il vaccino anti-Covid. Merito del discorso del presidente Emmanuel Macron, che la sera del 12 luglio in diretta TV a reti unificate ha annunciato l'estensione del Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Il numero di francesi che si è iscritto al portale di prenotazione dopo aver ascoltato le parole di Macron è vertiginoso, vicino al milione. Sono stati infatti 926.000 i cittadini che hanno prenotato la prima dose di vaccino la sera del 12 luglio. Con una media di 20.000 appuntamenti presi al minuto, quella dell'altro ieri è stata una giornata che verrà ricordata per aver dato una spinta alla campagna di immunizzazione in Francia. Inoltre, il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha comunicato che il personale sanitario che non sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre 2021 non potrà continuare la professione e non percepirà lo stipendio. Una multa da 500 milioni di euro a Google.
La notizia arriva dall'autorità francese per la concorrenza, che ha deciso di infliggere al colosso del web una sanzione record. Secondo quanto riferito dall'Authority, la società americana non sarebbe stata in buona fede durante i negoziati con gli editori della stampa in merito all'applicazione dei diritti connessi. In aggiunta, Google dovrà presentare un'offerta di remunerazione per l'attuale utilizzo dei contenuti protetti di editori e agenzie di stampa, a meno che non voglia rischiare di incorrere in ulteriori sanzioni. Immediata la replica del gigante del web, che attraverso un portavoce afferma: «Siamo molto delusi da questa decisione. Abbiamo agito in buona fede durante l'intero processo. La multa ignora i nostri sforzi per raggiungere un accordo e ignora la realtà di come funzionano le notizie sulle nostre piattaforme». La comunicazione ufficiale di Google prosegue spiegando che sono vicini ad un accordo con Agence France Presse che prevede la remunerazione dei diritti connessi per le loro pubblicazioni di carattere giornalistico a livello globale. Ecco, interessante queste notizie brevi a carattere nazionale che ci fanno anche capire cosa sta accadendo, il fatto della Francia, i vaccini. Non abbiamo altra soluzione, il vaccino per noi è assolutamente indispensabile. Io invito tutti a pensarci e andare a vaccinarsi. Ma parliamo delle Camere di Commercio. C'è una sollevazione di scudi da una parte, dall'altra parte invece sono quelli contenti. Allora, ieri il vice sindaco di Ragusa, l'assessore Licitra, è intervenuta nel Consiglio Comunale dicendo che follia, perché già dopo 6 anni ci siamo organizzati, abbiamo fatto tutto, siamo così bravi, ora come facciamo a tornare indietro? E questa è una cosa, dice, effettivamente, porca miseria, cosa stiamo combinando? Ma non è così, nel senso che andando un po' a spulciare, a vedere, come avevo detto prima ieri, in verità siamo di fronte ad un emendamento che oggi è passato, attenzione, oggi è diventato mezza legge perché con la fiducia è passato alla Camera, ora passerà al Senato, probabilmente. Quindi non c'è dubbio, questo emendamento dello scioglimento della supercamera e facendo aggregazioni diverse ormai è una legge. Allora io sono andato da Giovanni Brancati, che è un componente del Consiglio, un consigliere della Camera di Commercio, supercamera di commercio, fa ammenda perché lui è uno di quelli che prima aveva votato a favore, e a lui chiediamo di spiegare cosa sta accadendo con i pro e i contro di questo nuovo disegno di legge. Vediamo. Allora, quello che sta accadendo è il fatto è che diciamo, si è rimesso in moto la situazione, nel senso che rispetto all'equilibrio che in qualche modo diciamo, era stato raggiunto, vale a dire quella che in particolare nella nostra realtà aveva portato alla creazione della cosiddetta supercamera, cioè la Camera del Commercio del Sud-Est, Catania, Ragusa e Siracusa, gli avvenimenti degli ultimi giorni in Camera dei Deputati hanno portato a una, ripeto, a una rimessa in discussione un po' di tutto. Questo nasce da che cosa? Dal fatto che non c'è dubbio che non solo a Siracusa, non solo a Ragusa, ma persino a Catania, ci sono diverse diciamo, settori, innanzitutto del mondo imprenditoriale, ma anche del mondo politico e quant'altro, che non erano soddisfatti diciamo, dell'andazzo e della soluzione della Camera unica Catania, Ragusa, Siracusa. Io mi ascrivo fra coloro i quali non erano soddisfatti, io ho sempre detto, mi assumo una piccolissima parte della responsabilità avendo votato a suo tempo l'atto di aggregazione, però poi col tempo, addirittura prima che si costituisse effettivamente la Camera, ho diciamo, ripensato la cosa e ho ritenuto un errore questo fatto. Quindi è chiaro che anche io mi sono mosso, come la mia organizzazione, come altri, per cercare di ridiscutere la cosa. Che cosa è accaduto? È accaduto che alla Camera dei Deputati, e proprio oggi è stata
votato l'intero provvedimento, cosiddetto decreto sostegni bis, con la fiducia chiesta al governo, è stato approvato un emendamento che, in qualche, ripeto, che ridisegna un po' la situazione. Quindi è operativo. Diciamo che ancora manca il passaggio al Senato, però nel momento in cui il governo ha messo la questione di fiducia, ovviamente, che voglio dire, la norma sulla Camera di Commercio è un articolo anche di terza importanza rispetto al fatto che sono lì una serie di misure per le imprese, eccetera, eccetera, legate a tutta l'emergenza Covid. Allora, rispetto a questo, alla Camera dei Deputati un gruppo di parlamentari, seguendo già una linea che durava da tempo, è riuscita a inserire un emendamento. I parlamentari sono quelle note, la Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, Raciti del PD, Ficarra e Scerra del Movimento 5 Stelle, Minardo della Lega, quindi buona parte parlamentari del siracusano, Raciti addirittura del catanese e Minardo del ragusano. Ecco, questi parlamentari hanno proposto un emendamento che diceva sostanzialmente scorporiamo le due Camere di Commercio di Siracusa e Siracusa da Catania. Quindi lasciamo Catania come Camera di Commercio di città metropolitana e poi Ragusa e Siracusa, visto che assieme raggiungono il numero minimo di 75.000 imprese per tenere all'impiede una Camera di Commercio, li mettiamo assieme, ma a parte da Catania. Questa era l'idea. Questa idea non è passata. Non è passata perché il governo non l'ha voluta recepire ed è anche comprensibile perché? Perché siccome istanze del tipo di quelle che portiamo avanti a Ragusa, a Siracusa, ce ne sono tante in giro per l'Italia, a seguito del fatto di portare le camere di commercio dai 105 a 60, è chiaro che non si poteva aprire una maglia per una Camera di Commercio perché subito tutte le altre avrebbero fatto la stessa richiesta e non si sarebbe capito più niente. Quindi che cosa è successo? È successo che nei fatti l'emendamento originariamente presentato dalla Prestigiacomo e degli altri è stato rimodulato dal governo, quindi da una parte dal Ministero, quindi da Giorgetti, dall'altra parte dai due relatori di maggioranza. Che cosa è, quindi l'hanno rimodulato, che cosa è successo? Mentre l'emendamento originale diceva anche a costo di aumentare di uno il numero della Camera di Commercio, creiamo Ragusa e Siracusa, quindi andavamo a 61, invece questo emendamento dice no, dobbiamo rimanere a 60. E allora se Ragusa e Siracusa le togliamo da Catania, le dobbiamo accoppiare con altri. E quindi le hanno accoppiate con Trapani, Agrigento, chiaramente nessuno pensa, neppure i proponenti, che una Camera di Commercio di questo tipo possa reggere, no? Perché da Trapani e Siracusa gli elementi di contiguità sono pochissimi, poi insomma, a parte proprio l'aspetto proprio geografico, ma poi per tutte le sei aspetti. Quindi è chiaro che si tratta, cioè questi parlamentari hanno accettato questa rimodulazione dell'emendamento solo con lo scopo di rimettere, se no voglio dire non sarebbe cambiata la situazione. Questa è una visione diversa però, Brancati. Assolutamente. Cioè, è una specie di chiavistello. Sì, un grimaldello. Io lo vedo, questo qui, questa operazione, come un grimaldello per fare saltare intanto quel tipo di Camera di Commercio e cercare di addivenire a una nuova. Ora, la nuova soluzione quale può essere? Non può essere altro che Catania da solo, cioè che intanto in Sicilia si vada oltre le quattro camere di commercio attualmente ipotizzate. Voi dovete pensare che in Sicilia ci sono quattro camere di commercio ipotizzate, in Sardegna, dove hanno un quarto della popolazione della Sicilia e un quarto delle imprese, sono tre camere di commercio. Quindi non c'è la proporzione. È ovvio che lo stesso emendamento lo dice, la regione siciliana deve battere il pugno sul tavolo e dire ragazzi o togliete qualche altra camera che è in più o fate una 61esima camera,
Poi voglio dire, se ci sono esigenze altrettanto valide in qualche altra provincia, possono andare a 62, 63, non muore nessuno, voglio dire. Tenete presente che attualmente il processo di riduzione della Camera di Commercio è fermo. Perché sembra, forse qualcuno può essere convinto, che in questo momento in Italia ci sono 60 Camere di Commercio. Non è così. In questo momento in Italia ci sono da 85 a 90 Camere di Commercio. Perché? Perché il processo di unificazione si è fermato. Perché si sono accorti che effettivamente avevano fatto... Nessuno è contento. E ci sono diverse camere che, destinate a mettersi assieme, che non lo vogliono fare. Allora, ma per andare al nostro, è necessario, così come dice l'emendamento, ormai articolo 54 ter di questo decreto legge, ormai convertito alla Camera, resta da convertire al Senato entro il giorno 24, quando avremo la risposta definitiva. Allora è necessario che la Regione Siciliana dialoghi con il Ministero, se necessario esca fuori i denti, e pretenda che in Sicilia ci siano, anziché 4, ci siano 5 Camere di Commercio. Allora lì si potrebbe trovare un equilibrio, addirittura si potrebbe anche trovare, ma questo esula dalla nostra diciamo, visione. Si potrebbe anche trovare una soluzione perenne che è attualmente agganciata con Palermo e che invece potrebbe essere agganciata meglio, può darsi, con Caltanissetta. Ma voglio dire, non voglio entrare nelle questioni degli altri territori, a me interessa il nostro territorio. Quello che io voglio dire è questo: non è vero che in provincia di Ragusa siamo tutti per rimanere con Catania. Lo siamo stati in passato. Ora la maggior parte delle associazioni di categoria, io lo posso dire senza tema di smentite, è per fare una giravolta a 180, ma è chiaro, no, anche la stessa Confindustria. Confindustria è assolutamente discorsiva, questo, poi ci sarà, ma è ovvio, Confcommercio, io la capisco, che giustamente Confcommercio da questo tipo di aggregazione ha, diciamo, avuto la possibilità di come si dice, avere i massimi benefici possibili per, diciamo, non dico per i suoi dirigenti, ma per le categorie rappresentate, cosa che peraltro non è avvenuta. E oggettivamente potremmo fare anche dibattiti di ore e non ci convinceremmo l'un l'altro, perché ognuno accamperebbe. La soluzione Ragusa-Siracusa, a mio modo di vedere, è la migliore fra quelle possibili. Perché? Perché Ragusa e Siracusa sono due camere di commercio e, come dico io, si possono guardare negli occhi alla stessa altezza, perché abbiamo circa lo stesso numero di imprese, quindi a livello di governance ci potremmo rispettare l'uno con l'altro, non ci sarebbero prevaricazioni, che non è che io condanno gli amici catanesi perché fanno, ma perché è oggettivo, cioè noi siamo partiti con una giunta camerale dove c'erano 4 catanesi, 2 siracusani e 2 ragusani, siamo arrivati con una giunta camerale oggi che ha 6 catanesi, un ragusano e un siracusano. Questo è oggettivo, cioè, non è che perché, ripeto, perché i catanesi stanno facendo chissà che cosa o stanno facendo gli arroganti e i gradassi, ma perché è normale che chi ha più filo arriva più lontano. Questo è il discorso, molto chiaramente. È importante però capire se tornare indietro è possibile dal punto di vista economico, i fondi, le quote dell'aeroporto, queste cose esistono ancora o sono state, diciamo, spalmate nel patrimonio della Grande Camera? Allora, non c'è dubbio che nel giro di qualche anno, grazie anche alla bravura dei funzionari eccetera, si è riusciti a creare un, diciamo, corpo unico, per cui effettivamente ormai esiste la Camera di Commercio del Sud-Est. Però nulla, cioè, può darsi ci vuole meno tempo a sciogliersi che non di quando ci si è voluto per aggregarsi, anche perché la norma questo lo dice molto chiaramente, perché la norma dice, la leggo per non sbagliare, di assicurare alle Camere di Commercio di nuova Costituzione, come potrebbe essere Ragusa e Siracusa, la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quella precedentemente esistente nella media. Cioè significa, per non fare nome, che Ragusa e Siracusa hanno ciascuno una quota dell'aeroporto. Quindi queste due quote dell'aeroporto tornerebbero indietro e andrebbero in capo a Ragusa e Siracusa. Ragusa e Siracusa, per la verità più Ragusa che Siracusa, hanno implementato quello che impropriamente viene chiamato il fondo pensione.
ripeto, più Ragusa, che è stata più Formica rispetto a Siracusa, è stata più Cicala. Però voglio dire, alla fine si tratta di fare 1 più 1 meno 1, e la somma che Ragusa aveva apportato a settembre 2017 gli deve essere restituita. Gli viene restituita, naturalmente decurtata dei soldi usciti e però incrementata dei fondi che sono stati versati. E siccome i fondi vengono versati per singolo dipendente, se io sono dipendente di Ragusa, questa somma c'è. Quindi non ci vuole moltissimo, ci vuole solo volontà politica. Poi i nostri tecnici sono bravi, è come quando c'è una società che si scinde, voglio dire, non è una cosa che quasi sembra all'ordine del giorno. Quindi io questa non la vedo, è una questione di volontà politica. Questione aeroporto, perché tutti hanno detto che alla fine questa cosa toccherà l'aeroporto. Sicuramente. Secondo voi che succede? Allora, che succede? Intanto bisogna vedere, è ovvio che se davvero si dovesse andare verso quello che alla fine è l'uso, esatto, che non è, ma il problema non è lo spacchettamento, è il problema dell'aggregazione di 5 camere di commercio, di 5 province, che non sta né in giro né in terra. Quindi nessuno vuole, neppure i proponenti, vuole quel tipo di cose, e neppure l'Accennano, neppure Giovanni Brancati. Non c'è dubbio che se si arrivasse davvero al risultato auspicato, vale a dire quello di creare la quinta camera di commercio, che potrebbe essere Ragusa, e Siracusa, a livello di aeroporto noi andremmo a una cosa che secondo me è positiva, cioè il fatto che la maggioranza delle quote di possesso dell'aeroporto non sarebbe concentrata su un unico socio, che attualmente è la supercamera, ma sarebbe diffusa, perché grosso modo 3/8 ce l'ha la Camera di Commercio, l'ex Camera di Commercio di Catania, 1/8 la Camera di Commercio di Ragusa, 1/8 la Camera di Commercio di Siracusa, e altre 3/8, sempre una quota, ce l'hanno l'ASI di Catania, la provincia di Siracusa e la provincia di Catania. Quindi alla fine sarebbe una proprietà diffusa che eviterebbe, cioè dal confronto è meglio che non ci sia uno che comanda, insomma, troppo la questione. Io sono convinto che sotto questo aspetto la governance, così come c'è stata per tanto tempo, una governance in cui sono presenti tutti questi soci, possa portare solo cose positive e non negative. Questa è Teleiblea. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. In un ambiente accogliente e rilassante, all'interno dell'hotel barocco a Ragusa Ibla, lo chef Pippo Cabibbo vi aspetta per proporvi le sue specialità gastronomiche a base di genuini prodotti locali a prezzi davvero ottimi. Hotel e ristorante Il Barocco, via Santa Maria la Nova, Ragusa Ibla, telefono 0932 66 31 05. Questa è Teleiblea. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone.
Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Tutte le informazioni a info@sisagro.it oppure ai numeri 0932 19 21 505 e 335 13 68 124. Come al solito l'amico Brancati è stato molto chiaro, ha fatto capire che lui è favorevole a questa cosa come punto di partenza, mai e poi mai potrebbe pensare ad una Camera di Commercio che unisce Siracusa e Trapani, quindi sarebbe appunto il grimaldello per scardinare questo blocco di Catania e poi sperare che si possa arrivare a fare qualcosa in più, ma là ci vorrebbe anche un presidente della regione meno impressionato e in questo momento attento alla sua rielezione, dovrebbe pensare un poco ai territori, cosa che per ora non sta facendo. La questione aeroporto, interviene praticamente il Vussia, no? Sapete che è quello che ha sempre criticato la questione aeroportuale di Catania e dice che in questo modo si rompe quella egemonia che aveva Agius, che poi lui nel comunicato fa collegamenti con Montante, lo pubblicheremo questo articolo su Rete Eblea, e quindi alla fine la maggior parte delle organizzazioni sembrano favorevoli a questa spaccatura. L'unico non contento sarebbe Confcommercio, come ha detto Brancati, perché Confcommercio ha avuto in cambio molti incarichi e quindi alla fine gli andrebbe molto male perderli. Seguiremo questa vicenda e parleremo anche con quelli dell'aeroporto, perché non dimenticate che Catania è la madre di Comiso, o meglio è il patrigno di Comiso, uscuppolia sempre, va bene. Parliamo della situazione al comune di Ragusa. Vi ricordate che ieri è arrivata la notizia che Fratelli d'Italia esce dalla coalizione, anche perché il sindaco Cassia aveva detto, dice, ma noi veramente Fratelli d'Italia non ce ne frega niente, però se vuole stare sta, ma per le prossime elezioni non farà parte, come gli altri partiti, della nostra coalizione. Fratelli d'Italia si è, diciamo, liberato, si è tirato fuori, c'è stato un po' di polemica, ora Fratelli d'Italia naturalmente ha fatto un comunicato stampa nel quale dice se il sindaco fosse andato più in giro piuttosto che andare a inaugurare mostre, e devo dire che il sindaco è molto presente in queste cose, si sarebbe accorto del lavoro che ha fatto Fratelli d'Italia. Poi sulla questione della spada dobbiamo dire, dice Settinieri, che il sindaco l'ha nominata solo quando ha avuto la possibilità di aumentare il numero degli assessori, perché prima manco se lo sognava. E ora, tra l'altro, a questo punto, se è vero che mantiene l'incarico di assessore alla spada, è chiaro che dimostra che non è più una questione di partito, ma una questione di amicizia. Allora l'ha nominata per il partito o per l'amicizia? Allora noi ieri siamo andati a fare una lunga intervista col sindaco, era appena finito il Consiglio Comunale, poi è arrivata alle 21, non avevamo il tempo di mandarla ieri, la mandiamo oggi e l'abbiamo già pubblicata sui nostri siti. Sentiamo il sindaco di Ragusa che fa il punto sulla situazione politica.
Io qualche giorno fa ebbi a dichiarare alla stampa una precisa domanda di un giornalista che qualora si fosse proseguita questa esperienza e avessimo deciso come gruppo di ripresentare una candidatura per le prossime elezioni, avremmo pensato appunto di mantenere questo profilo civico, quindi soltanto con liste civiche, ed era qualcosa un po' nell'aria, insomma qualcosa di cui si discuteva da tempo, fermo restando che non è che disdegniamo il sostegno, l'appoggio anche dei gruppi, dei partiti, movimenti, nelle forme varie che possono essere, attraverso le quali si può manifestare comunque il sostegno a una coalizione. Quindi ho fatto questa precisazione, ripeto, a una specifica domanda, e il giorno dopo il coordinatore territoriale del partito ha preso atto di questa indicazione e in qualche modo ha ritenuto di convocare il direttivo con all'ordine del giorno appunto l'abbandono della coalizione. Ora è successo questo, hanno abbandonato la coalizione, io ho preso atto di questa decisione unilaterale, io ho rispettato il mio impegno, l'ho rispettato e lo rispetterò fino in fondo, ho rispettato tutti gli impegni che ho preso durante il periodo di campagna elettorale, gli accordi che hanno preceduto le elezioni. Ho nominato l'assessore indicatomi in una lista, diciamo, di tre nominativi, ho poi fatto io la scelta finale, come è successo anche con gli altri gruppi. Comunque ho nominato un assessore di Fratelli d'Italia non appena ne ho avuto la possibilità, quindi quando c'è stata l'allargamento, la possibilità di allargare la giunta da un punto di vista normativo. E quindi questa decisione adesso io lo subisco, è unilaterale, il fatto che mi si dica che anticipiamo quello che succederà fra due anni lo capisco fino a un certo punto, si può tranquillamente concludere un'esperienza amministrativa consiliare e poi aprire un'altra esperienza, ripeto, anche eventualmente in forme diverse, così come è successo in passato, succederà sempre nei contesti cittadini, cioè quando si vota per le elezioni amministrative comunali si sa che il coinvolgimento dei partiti, dei movimenti può avvenire in forme diverse, non necessariamente come. In questi due anni si partecipa, in questi due anni si prende posizione, in questi tre anni che sono passati dall'inizio della consigliatura io non mi ricordo un'attività politica del partito, con tutto il rispetto, ripeto, io stima dei rappresentanti di tutti, ma non mi ricordo un'attività politica neanche a supporto dell'amministrazione di cui facevano parte, neanche nei momenti di difficoltà, quando ci sono stati attacchi, quando ci sono state richieste di dimissioni. Io ho un assessore del partito in questione, io le questioni politiche le dibatto, le abbiamo dibattute con gli assessori, anche gli altri gruppi e movimenti che hanno sostenuto la mia candidatura hanno partecipato tramite i soggetti che poi sono stati nominati assessori, mi riferisco a Partecipiamo, mi riferisco al Movimento Civico Ibleo, soggetti politici, movimenti che hanno avuto una rappresentanza all'interno della giunta e che hanno interloquito con me e alle volte spesso è successo, più o meno spesso, adesso con cadenza comunque periodica, che questi movimenti comunque hanno preso posizione, hanno partecipato. Io sinceramente non so, può darsi che mi sbagli, ma in tre anni non ho avvertito la presenza del partito Fratelli d'Italia a fianco dell'amministrazione. Probabilmente, ma lo dico senza nessun tono polemico, probabilmente la scelta dell'assessore è fatta da me in una terna di nomi che mi sono stati indicati quando fu il momento della scelta, probabilmente la scelta non è stata presa di buon grado, non è stata condivisa dall'assessore, ripeto, tra l'altro l'assessore gode della mia fiducia, abbiamo iniziato un percorso politico con dei programmi che stiamo sviluppando e portando avanti, programmi che io intendo mantenere, continuare, cioè portare avanti. Il valore della continuità amministrativa per me è fondamentale, io non è che adesso mi metto a fare rimpasti, come pure tanti si aspettavano che io facessi, almeno dopo un certo momento di attività amministrativa in poi, io non è questo il mio intendimento. L'hanno appreso come l'ho appreso io, nel senso che c'è stato questa presa di posizione del coordinamento cittadino del partito, io ho anche chiesto, lo posso dire senza nessuna preoccupazione, di aspettare un attimo, di non far precipitare la cosa, potevamo anche prenderci del tempo per
vedere, no? Definire, capire quali potevano essere gli scenari futuri. Ne ho parlato anche col coordinatore provinciale, perché con i quali sono in ottimi rapporti, però alla fine la decisione del comitato cittadino è stata questa, ne prendo atto. È chiaro che ci sarà una discussione nel gruppo, ci sarà un confronto in giunta, già è iniziato questo confronto, che è un dato politico importante, ma va nella direzione che di cui abbiamo sempre parlato dall'inizio, ma anche da prima di questa tornata elettorale, cioè del mantenimento comunque di un profilo civico, di un profilo che guardasse anche una trasversalità come un valore, a idee e sensibilità diverse, perché in fondo qui si tratta di amministrare una città. Nell'amministrazione di una città il dato politico, il dato fazioso politico, ma fazioso in senso buono, non do una connotazione negativa, non conta, conta meno rispetto a un'elezione regionale, a maggior ragione invece rispetto a un'elezione politica nazionale, nella quale effettivamente le valutazioni sono completamente diverse. Ma non lo dico io, è un dato di fatto. Nelle amministrazioni comunali prevale in questo momento, non a Ragusa ma ovunque, la ricerca anche di candidati espressione della società civile, lo stanno facendo addirittura nelle grandi città, a Milano. Ma questo non vuol dire l'esclusione dei partiti? Detto, non vuol dire l'esclusione dei partiti, ma i partiti, ripeto, come ho detto già, possono essere coinvolti in forme diverse. Questa è una cosa che è sempre successo e può ancora succedere. Io dico semplicemente che probabilmente questa era una decisione, anche considerato, mi permetto di dire, appunto il silenzio del partito in questi anni di amministrazione, può darsi che era un momento, si aspettava un momento per appunto uscire dall'amministrazione. Io almeno, può darsi che sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, ripeto, ho rispetto, stima. Ho anche un rapporto di amicizia con alcuni rappresentanti del partito, condivido alcune cose del partito, io nella mia visione, diciamo, non imparziale, perché non si può essere imparziali, ma di insieme, una visione che guarda alla soluzione o alle soluzioni dei problemi o alle proposte di soluzione dei problemi, a prescindere dalla parte politica da cui provengono. Io questo rivendico, può essere un mio limite, può essere invece un mio pregio, rivendico che le scelte amministrative, secondo me, nel governo di una città devono prescindere da valutazioni ideologiche precostituite che magari vengono calate dall'alto e che vengono in qualche modo, tra virgolette, imposte all'amministratore politico locale di turno. Noi siamo un'amministrazione che va avanti nel tentativo di mettere in campo e di dare esecuzione a un progetto elettorale con la mente sgombra da questi condizionamenti. Ripeto, può essere un limite, può essere un pregio, è una mia visione, l'ho sempre detto, nessuno può dirmi che è qualcosa che mi sto inventando adesso, e quindi intendo andare avanti su questa strada. Tra l'altro una strada condivisa nel contesto, all'interno del gruppo che condivide con me questa esperienza. Insomma, il sindaco ha una visione della sua realtà amministrativa che è di quella del capo dell'amministrazione. Però non c'è dubbio che i suoi avversari stanno incominciando a vedere delle spaccature. Può dire il sindaco: a me, in verità, di Fratelli d'Italia, come ha fatto capire, mi interessa poco, ho rispettato, ho fatto, ma per la prossima tornata elettorale non voglio partiti. E lui crede che la gente apprezzi questo fatto che si presenta una lista senza partiti, ma probabilmente dovrebbe tornare indietro e ricordare come si è svolta la elezione precedente. Lui era il secondo, in testa c'era Tringali, c'è stato, i partiti non si sono messi d'accordo, se no oggi il sindaco sarebbe certamente uno del PD, e questo il sindaco lo deve sapere. I partiti non sono una maledizione, assolutamente. Poi sta crescendo il centrodestra e trovarsi Fratelli d'Italia come avversario non credo che sia una bella mossa. Il sindaco se li poteva tenere vicini, ma come si dice, ogni elezione è una cosa a parte. Di questo potremo parlare nel futuro, anche se mancano 2 anni, 1 anno e mezzo, e in questo modo si potrà capire che elezioni saranno e chi sarà il prossimo sindaco
di Ragusa, perché come sapete tutti non è facile essere rieletti da noi. Ora la pagina di cronaca, parleremo di Covid, mi raccomando vaccinatevi, e Ragusa è la città che ha più contagi oggi, e poi una intervista sportiva. Grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Passiamo adesso alla pagina della cronaca. Un infermiere di 49 anni, originario di Ispica, in servizio al Policlinico di Catania, è stato trovato senza vita nella propria abitazione tra Ispica e Santa Maria del Focallo. Stando a quanto emerso dalla prima ispezione cadaverica, pare che si sia trattato di morte naturale. Naturalmente però in questo contesto soltanto l'autopsia potrà chiarire ogni dubbio e far piena luce sulla vicenda e chiarire le esatte cause del decesso. Lo stato attuale, quel che è certo, è che però la procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per far piena luce sull'accaduto. Il decesso, stando a un primo esame, sarebbe sopraggiunto, almeno così pare, circa 24 ore prima del ritrovamento del corpo. Adesso un'altra notizia di cronaca. Scicli, un medico dirigente all'ospedale Busac, è stato denunciato, pensate, dai carabinieri del NAS, perché ritenuto responsabile di non aver verificato le date di scadenza di diverse bombole di ossigeno di 47 litri. Controlli in questo contesto rientrano in una più ampia operazione dei carabinieri dei NAS. Chiudiamo adesso con i numeri del contagio. I numeri del Covid: sono 27 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa, 294 positivi complessivi al Covid-19, stabile. Il dato relativo ai ricoverati sono 17, tutti al Giovanni Paolo II di Ragusa, 14 in particolare nel reparto di malattie infettive, 3 in terapia intensiva, nessun soggetto ricoverato in area grigia, nessun soggetto ricoverato al Guzzardi di Vittoria. Inoltre, nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi legati al Covid. Allo stato attuale, come sapete, da alcuni giorni è il comune di Ragusa, il comune della provincia con il maggior numero di contagi. Conta infatti 69 positivi in isolamento domiciliare. Bene, è tutto per la cronaca di questa sera. Adesso vi lascio con l'intervista di Gianni Papa alla sua ospite. Si parlerà di sport. Questa sera abbiamo un'atleta appena premiata dal sindaco, premiata domenica con la medaglia di bronzo d'argento agli europei, e rientra nel grande momento dello sport italiano in generale, un'atleta alla quale abbiamo la soddisfazione di portare fortuna, che Gabriella Graziella Schininà l'abbiamo avuto qualche giorno prima della partenza, prima per Belgrado e poi per Tbilisi. Allora Graziella, complimenti innanzitutto, brava. Mi dicevi che in Georgia era complicato capirsi con i georgiani, Sì. Molto, mangiare pane. Non c'era completamente. Però a proposito di mangiare, quando sei venuta qualche ventina di giorni fa, circa un mese fa, il problema certo rientrare nel peso, mi diceva tuo padre, poi anche tuo mare mi ha confermato che quando sei arrivata alla serie in Italia, cioè a casa a Ragusa, i cannelloni finalmente. Sì. Era ora, no? Era ora. Allora, raccontiamo un po' com'è stata. Raccontami un po' questa esperienza, com'è stata? È dura, stare un mese fuori casa per la prima volta, non in Italia, non c'ero completamente abituata, difficile. E insieme alle compagne e compagni di squadra nazionale si era creato un buon gruppo? Sì, no? sì, quello sì, subito. Ecco, raccontami un po', com'è la giornata di un pugile nei giorni precedenti, prima che bisogna combattere? Com'è organizzata la giornata? La mattina ti alzi, colazione, poca perché non siamo mai appeso nessuna, e poi ti alleni, vai in camera, stai fino al pomeriggio, poi verso le 5 no, allenamento, e poi ti addormenti. Poi una specie di cena. Sì, cena. E in Georgia com'era? Faceva caldo? Com'era la situazione? No, cioè qui c'è più caldo. Qua c'è più caldo. Sì, a voi. E cioè è tutto l'ambiente, tu hai quante avversari hai incontrato prima? Almeno due, credo. Due. Sì, sono partita dai quarti di finale. Perché già avevi un punteggio, era una certa. No, eravamo 8 in categoria. Partita dai quarti. La prima avversaria cos'era?
La prima avversaria era ucraina. E com'era, dura? Sì, tutte erano brave. E fisicamente che tipo era? Tipo te, più alta, più bassa? Più alta di me. Quindi aveva l'allungo? Sì, molto più alta di me. Molto più alta di te? Sì. E tu com'è che sei riuscita a battere? Cosa hai fatto? No, a me non cambia tanto. A te non cambia? Non cambia, tu bassa, è alta. E questa, la seconda non era ucraina, la seconda cos'era? La seconda era... di dove era? Questa della semifinale non te lo ricordi? Però... Comunque, non la cipriota era poi la finalista, poi ne parliamo. No. Invece la seconda, com'è stato l'incontro con la seconda? Più difficile del primo. Più difficile sì. Ancora? Sì. Tu hai vinto i punti tutte e due? Sì, sì, sì. E poi con la cipriota, che è un'atleta molto esperta, diciamo, partiva favorita lei, no? Sì. Ma, sinceramente, com'è stato? Tu pensi che c'è stato qualche momento in cui avresti potuto vincerlo questo incontro? Sì, a voglia, potevo fare molto di più. E spiega, raccontacelo, come, cosa avresti dovuto fare secondo te? Dovevo tirare molti più colpi, però mi sono scoraggiata già dalla prima ripresa. Quindi. Ti sei scoraggiata? Perché? Non lo so. Ma anche questa fisicamente com'era? No, lei era più bassa di me. Addirittura? Sì. Però era molto più esperta. Sì, era già molto... campionessa d'Europa nel 2020, premiata come miglior. Quindi aveva molto più combattimenti. Gli incontri purtroppo erano senza pubblico, no? E secondo te sono stati i verdetti sono stati giusti? Hai qualcosa da lamentare dalla giuria o roba simile? No, tutti. Ho vinto tutti i primi due match 5-0, quindi non posso lamentarmi. Bene, allora, detto questo, volevo sapere. Poi avete vinto, poi c'è stata la premiazione, la medaglia, te la sei portata a casa sì, la medaglia, sì. Le foto, eccetera, eccetera. Dopodiché. E siete tornati a Tbilisi, siete tornati direttamente a Roma? No, abbiamo fatto scalo a Istanbul e poi Roma. E poi Roma, in un volo lungo, anche un problema, tutto quanto. Poi tamponi in continuazione, mi immagino, anche più di uno al giorno, sì, vero? Sì. Bene, allora, questo qui, la dimostrazione, questa ragazza, dicevamo, è la dimostrazione di come, se uno vuole, se uno ha davvero, ecco qua, vedete, ah, la Turchia. Voglia di combattere. Questa è l'avversaria turca? Sì, Turchia. Turca. Se uno ha davvero voglia può fare molto, ma nel caso di Graziella si tratta, ripeto, di una figlia d'arte, che suo padre, che è il suo primo tifoso, Emanuele Schirena, e che se pugile prima dilettante a livello nazionale, poi anche professionista, poi è l'uomo che ha riportato in auge il pugilato a Ragusa. E credetemi, anche il suo primo tifoso. Sinceramente, tuo padre... vi sarete sentiti ovviamente sì. Prima del combattimento. Che cosa ti aveva detto prima dell'ultimo combattimento? È forte, però puoi ce la puoi fare. Sì. E tu come la pensavi? Eri convinta o non eri convinta? È così. Beh, sai, certo, rimane. Adesso, a questo punto, con la medaglia d'argento di campionessa d'Europa, si aprono una serie di prospettive. Perché? Perché non dobbiamo dimenticare che il pugilato, come quasi tutti gli sport, ha oltre agli europei, ha i mondiali e ha soprattutto le Olimpiadi. Sappiamo tutti che le Olimpiadi non saranno fra 4 anni, ma saranno fra 3, perché questo è un anno spariglio, perché le Olimpiadi avrebbero dovuto essere nel 2020, quindi saranno nel 2024. Ma prima ci sono i mondiali, che mi diceva però Graziella, non sa quando saranno disputati, perché ancora non hanno stabilito la data. Tu hai cambiato categoria, sembra la stessa categoria, com'è? Di 2 kg sopra, 48. E quindi cambiare categoria cosa vuol dire? Che trovi avversari piuttosto ancora? Sì. Ma scusami, questo però ce lo devi dire perché il pubblico lo vuole sapere. Questi 2 kg come li hai messi? Visto che subito, e sono ancora a dieta nel 48. Le hai messi subito e nonostante la mangi le hai messi. Ma ancora c'è il peso, l'operazione di peso, sempre bisogna stare molto attenti. Sì, sempre. Certo. Sempre. Scusa, allora, vediamo un po'. Tu avrai parlato con gli allenatori della nazionale Europa. Sì. L'idea dei mondiali, ti piacerebbe, hai intenzione di puntare certo. Ai mondiali? Sì, certo. E hai sentito dagli allenatori, tu che fai, allenatore o allenatrice? Allenatrice. Anche allenatore. Anche allenatore, sicuramente avranno parlato, ti hanno ventilato la possibilità che tu puoi essere una di quelle alle quali pensano per andare ai mondiali? Ancora non ne abbiamo parlato, però
penso che mi porta. Certo, con la medaglia. E riguardo a tuo padre, che cosa ti ha detto riguardo ai mondiali? Certo, lui, tanto mica fa lui sul pugno, ormai i pugni lui che doveva prendere, li ha presi, li ha dati. E quindi ci sono i mondiali europei. Mi sembra che tu quest'anno, l'anno prossimo andrai alle scuole superiori, mi sbaglio? No, secondo superiore. Ah, secondo, già hai fatto questo. E il discorso scuola, com'è la situazione? Ho fatto una scuola più facile in confronto alle altre, perché non avevo la possibilità di fare un classico o un altro per gli allenamenti. Vabbè, però devi farla seriamente. Sì, certo. E ti crea problemi l'allenamento, roba simile? No, no. Nel tempo normale, ora diciamo fra due mesi, quando gli allenamenti, quando non ci sono impegni in vista, quelli per mantenersi, diciamo, in forma, eccetera, quanto tempo ti prendono? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Fai palestra, cosa fai? No, è girato. C'hai lo sparring o la sparring partner? Sì, tutto. Ma c'è maschietti o femminucci? Tutte e due. Tutte e due. E i maschi come sono? Sono curioso, quando combatti con un maschio, questo qui. Deve essere uno pari a te, di taglia, di altezza, roba simile, o no, più. E tu gliela dai? Ragazzi, ricordatevi, se qualcuno ha intenzione di avere strane idee, qua le prende. Allora, vediamo quanti minuti siamo. Siamo a 8-9 minuti, possiamo andare quasi a chiudere. Allora, dicevamo, Mondiale Olimpiadi, dicevamo questo, e dicevamo soprattutto l'allenamento. Sei stata ricevuta dal sindaco che ti ha premiato. Diciamo che è un'annata in cui ci sono state molte premiazioni di atleti ragusani, è un momento molto, molto favorevole per lo sport. Che ti ha detto il sindaco? Mi ha fatto i complimenti. Sono stata la prima ragazza a Ragusa a fare tutte queste cose. E quindi? Era contento. Ma onestamente eri un po' emozionato, no? Sì, sì, certo. Sì, ogni tanto ricordo, gli anni ritornano ed è una cosa molto bella. Benissimo, allora andiamo a ricapitolare. Ai campionati europei, intanto rivedete, questa è l'immagine del combattimento di semifinale contro la Turca, ai campionati europei di Tbilisi, che poi dice Tbilisi è un'Europa, bene, ma la Georgia è sempre stato considerato uno stato agganciato con l'orbita europea. La Tiera Schirina ha conquistato la medaglia d'argento. Questo qui ha fatto sì che il suo percorso è iniziato, che tu sei già campionessa italiana, mi sembra. Sì, no? Sei stato una volta o due volte? Due volte campionessa. Noi tutte le volte portiamo fortuna perché è venuta sempre prima da noi, abbiamo avuto la soddisfazione così di poter dire tutto questo. Allora, questo suo percorso l'ha portata prima in Serbia a Belgrado. Ma Belgrado cos'era stato? Una selezione per gli europei? Sì. Più avete fatto. Era il ritiro in nazionale. Il ritiro dalla nazionale. Quindi prima Belgrado, proprio davvero un mese fuori casa. Sì. Un mese è stato dura, è stata lunga. Quindi prima Belgrado, poi a Tbilisi, ora è tornata a casa e adesso, come tutti i ragazzi, questo. Ma a mare ci vanno i pugili, no? Certo. I pugili andranno a mare stando attenti a non scottarsi, poi probabilmente qualche gelato. Qualche gelato sì, visto che 2 chili già li ha messi, beata lei, andiamo avanti. E a questo punto io penso che Graziella, che tra l'altro c'è una sorellina più piccola, è un fratello, ma il tuo fratello ha fatto anche pugilato, sì. Poi ha lasciato correre o no? No, fa ancora, continua. Però non fa gare. Non a livello agonistico, è meno bravo, è la parte, la parte femminile della famiglia. E allora, quindi... Noi salutiamo Graziella, ci complimentiamo ancora con lei, ricordiamo che è stata ricevuta proprio 2 giorni fa in comune, complimenti al sindaco che ha recepito immediatamente la necessità, proprio il piacere di premiare questa giovanissima in una disciplina abbastanza nuova e sicuramente dove è un vanto particolare perché non c'è una tradizione di grande pugilato, tantomeno femminile. In questa città il pugilato maschile, la tradizione l'ha portata e continua a portarla a suo padre, e le diamo appuntamento, vuol dire, visto che ci porta fortuna, prima dei grandi impegni che potranno essere, forse ancora il nuovo campionato italiano, quando sarà i campionati europei e poi chissà, magari le Olimpiadi, ti attendiamo qui. Per il momento non possiamo altro che farti gli auguri, augurarti una grande estate e dirti, magari... Visto che è estate, visto che è appena finito e che il prossimo impegno serio non sarà prima di 3 o 4 mesi,
magari qualche granita insieme a qualche gelato e poi un po' di allenamento più per così perdere questi grammi, che qua si va a grammi, credetemi, si va a grammi a questo livello. Allora, Graziella, complimenti, brava e appuntamento alle prossime volte. Grazie. Vi saluto. Molte persone si accorgono dell'importanza delle agenzie di viaggio solo quando si verifica un problema o comunque hanno un imprevisto di viaggio. Ma quando ciò accade, poche cose sono più rassicuranti di potersi rivolgere ad un professionista che sa esattamente cosa fare, come e quando farlo. Ecco perché l'agenzia di viaggi Area Tours di Ragusa, grazie ai suoi oltre 30 anni di esperienza, svolge un ruolo sociale ed essenziale in ogni momento della sua attività, sia quando vende un prodotto turistico, sia quando si tratta di risolvere i tanti problemi che si presentano in questi momenti di crisi, dalle prenotazioni incerte alle cancellazioni, dal cambio dei piani di volo alle truffe online o addirittura quando occorre riportare i clienti a casa, al sicuro da ogni parte del mondo. Affidati con tranquillità all'Area Tours di Ragusa, per ogni esigenza e per ogni tipologia di viaggi, dalla vacanza al lavoro alla luna di miele. Troverai disponibilità e competenza, ricordando che il viaggiatore che parte assistito dall'Area Tours non è mai solo ed ha un angelo custode sempre al suo fianco. Area Tours, via Risorgimento 4 Ragusa, telefono 0932 65 34 80.
eccoci, bentrovati ad una nuova puntata di Marziani in Dialogo. E oggi sono proprio curiosa di intervistare questo bel marzianotto. Diciamo che a Ragusa è conosciuto perché fa correre la gente, ma in realtà lui paura non ha perché è un pompiere. Ve lo presento subito e sono felicissima di averlo qui. È Guglielmo Causarano. Grazie ancora a te Alessia per l'opportunità che mi stai dando di dare modo di parlare di me, di quello che faccio, di quello che ho fatto.